farvi vedere la mia postazione make-up in versione ASMR. È stata Carmen che non so quante volte me l'ha chiesto, io ho sempre rimandato per via del fatto che mi stavo trasferendo, quindi era un po' un casino. E nonostante ciò io sono ancora nel casino, però voglio farvi vedere comunque da dove sto riniziando la mia postazione make up. Quindi adesso sposto la fotocamera e vi faccio vedere la postazione, poi casomai parliamo di qualche prodottino e facciamo un po' di suoni, di tapping, di strusciamenti, queste cose così. Io non uso mai parole, diciamo, specifiche, tipo stretching, tutte queste cose qua. Sono italiana, quindi anche se poi nei tag, nelle varie ricerche, uso i tag in inglese perché per farmi conoscere. Quindi anzi, ringrazio tutti quelli che mi scrivono e che mi commentano ogni volta, vi adoro e siete insomma la mia forza, insomma, se io sono ancora qui a far video quando posso, perché adesso come sapete sto un po' incasinata, ma li faccio, giuro. Allora, adesso bando le ciancio le bande, vi faccio vedere la mia provvisoria, diciamo, postazione make up, la roba essenziale, perché ho deciso di comprare solo cose che mi servono. Ok, allora vi faccio vedere subito, giro la fotocamera, a dopo. Allora, questa è la mia postazione make up, vi faccio vedere un po', e praticamente è il tavolo, proprio la toilette dell'IKEA. La patatina. E praticamente io qui mi trucco, sì, ci sono anch'io, ciao. Allora, nel cassetto c'è tanto di quel caos, però ve lo faccio vedere. Allora, nel cassetto ho messo questi due contenitori che adesso hanno solamente alcuni rossetti. Poi ve li faccio vedere poi tutti smucinanti, ve li faccio vedere poi, intanto vi faccio nel cassetto, qui ho tutte le mie palette, le ciprie, qualche crema, insomma così, tutte alcune maschere, ok, di là caos totale, ok. Poi vi appoggio, ok, allora in questa scatola qui per adesso ho messo le cose principali e ho messo anche alcuni bijou, insomma, che uso più spesso perché ho tanta di quella roba che non sono riuscita ancora a sistemarla. Queste sono le cose più o meno quotidiane e lì ho messo i rossetti e alcune altre cose che poi vi faccio vedere. Poi giriamo un po'. Allora, quella è la luce, la mia fonte di luce, cioè la finestra, e poi ho questa lampada qui dell'IKEA di questo bellissimo verde. Ok, e poi ho comprato anche le roselline che si accendono, che vi faccio vedere dopo, una candela. Poi ho messo qui i pennelli in questi contenitori qui, in questi vasetti, e questi sono tutti quelli per occhi. C'è anche pipistrello e poi c'è l'altra viso che poi vi faccio vedere. Vabbè, poi c'è la luce che in realtà si accende ma fa ben poco. Questo, c'è un dettaglio che però devo cambiare, ho già il sostituto, e con qualcosa di verde, visto perché voglio fare tutto un po' dello stesso colore. Vabbè, qui c'è il computer e quant'altro, insomma, di per adesso, insomma, come vi ho detto è un po' incasinato, quindi poi vi faccio, cioè poi
la devo comunque aggiornare e aggiustare. Adesso giro la fotocamera di nuovo e vi faccio vedere altre cose, insomma, nello specifico. Allora, sono tornata da questo lato. Vi faccio vedere cosa ho nel cassetto, quindi vado a smucinare. Smucinare. Questi cosetti qui di plastica li ho presi, se non erro, in Germania. E qui in realtà c'è il caos, perché non ho messo cose che hanno un senso. Cioè, ho messo rossetti, matitoni, ho messo piccoli. Questo è finito, direi che lo possiamo buttare. Ne ho un altro nuovo, un altro. Un altro a metà, quindi un po' di rossetti, un po' di cose così no sense, però che comunque uso. Ho anche questo di Kat Von D, insomma queste cosette qui in più, oppure i temperamatite, che adesso si è aperto. Ho il temperamatite, ne ho altre, anche quello piccolino della Kiko, per la matita delle sopracciglia. Poi nell'altro invece ho l'altro temperamatita. Questo ha non so quanti secoli della Essence, ma è ottimo. E poi ho qui invece tutte matite, c'è anche una crema che non trovavo, aspettate, eccola qua. Allora, ho tutte matite, in realtà sono quasi tutte Kiko, neve, bellissima questa, come si chiama, non mi ricordo mai, sfilata, la Essence. Queste qui ottime, che sono, vedete, queste che si aprono così e poi si girano, ok, che hanno la mina dentro, che poi sotto si, qui sotto c'è anche il temperamatite. Poi ho questi vecchissimi long lasting, che praticamente non uso più e che adesso faranno una brutta fine. Li vado a buttare praticamente, perché stanno lì senza motivo. E niente, quelle sono matite, sia qualche matita occhi. Questa è bellissima, è della Pets By. E matite occhi e matite labbra. Nel cassetto ho varie ciprie, questa dell'Avril che amo e questa dell'Essence bianca che non è che amo di più. Poi ho questa che vi ho fatto vedere ultimamente, che è la cipria, quella gialla, per il occhi. Questa è sono 6 correttori della NYX. Poi altre ciprie, insomma, altri queste cose qui, insomma, bronzer, fard, i vecchi fard, mi piace dire fard e non blush, insomma. Ok, poi ho le mie mitiche palette, la nuova arrivata. Io adoro, adoro. Questa la amo proprio. È la Naked, la Sherry. Bellissimi questi colori. Poi ho la Basic con la mollettina, perché sì, mi si è rotto, cioè mi si è rotta la, non so, la chiusura, subito praticamente,
E quindi bollettina volata in diretta, e quindi niente, mi rimane aperta. Ho la palettina sempre della MAC e poi ho la HIT. Questi, eccoli qua. E infine della Make Up Forever ho questa, ho la Starlight, bellissima anche questa, bellissimi questi colori. Come vi dicevo, non credo di comprare nient'altro più di make-up. Come vi dicevo, non penso di comprare nient'altro più di make-up perché prima voglio finire tutto. Quindi andrò solo su maschere e insomma pulizia viso e qualche rossetto. Poi ho alcune maschere, le altre non sono tutte perché le altre le ho a casa dei miei. Ho questa peel off purificante rigenerante, poi ho questa maschera Q10 antirughe, pelle compatta e tonica. Mi piace questa perché ha l'affarino qui. Poi ho questa della Mancheomar, che è praticamente anche esfoliante illuminante, e questi due che fanno un suono bellissimo, che sono quelle rilassanti e rigeneranti al retinolo e col SIMAC Q10, e sono quelle di stoffa. Le mie salviettine preferite, queste all'acqua micellare di seta blu, che adoro. E nel cassetto praticamente, oltre poi tutte le scatole vuote dei prodotti, è finito. Poi, nella box che è sul tavolo, ho un po' di cose principali, uno dei miei mascara preferiti, che è il Bump Definition di Pupa, la mia matita per sopraccigli di Kiko, che adoro. Una matita che sto usando di Essence, che mi ero completamente dimenticata, è un kajal nero, ma che mi piace tantissimo. E poi ho l'eyeliner di Kat Von D, che insomma. E poi la crema contorno occhi della Sobio, che amo. E poi appunto qualche cosa che uso recentemente subito, insomma. Se no, tantissima di quella roba di accessori, ma che purtroppo non riesco ancora a portare perché non so, non saprei dove veramente mettermela. Poi, sempre nella box, quella era il coperchio, ho dei rossetti, quelli insomma principali, quindi MAC, Kiko, Nabla, NYX, Wycon, tutti ci sono, sempre MAC. E poi ho qualcosa di questo qui dell'Alchimilla, che è il filler, adoro. Un altro mascara che mi piace tantissimo è il famosissimo Ultra Tecnico. C'è un pennello di quelli che si è, insomma, la borsetta che si richiude, e matite quasi varie. Ho un profumino qui di equivalenza che ho preso a Taranto, ma in realtà sta anche a Pescara, insomma, equivalenza sta un po' ovunque, ed è
praticamente l'equivalenza di Chanel Mademoiselle, che adoro. Anzi, ce lo mettiamo. Poi ho il mio fondotinta adorato di MAC Studio Fix, che è il mio numero 57. Non metterò mai fuoco perché ho messo l'opzione, che io adoro, straconsiglio, cioè lo porto adesso, ma è uno dei miei preferiti in assoluto. Poi vasetto dell'IKEA con tutti i miei pennelli, non sono tutti, ho fatto una selezione, ho portato solo alcuni, quelli che uso di più, e sono quelli insomma da viso, no, da occhi, scusate. E ci sono di tutte le marche. Questa è della Real Technique, no, Real Technique, Makeup Revolution. Questa è della Real Technique. Questi sono vecchissimi, della Fraule, che non hanno fatto una piega. Fraule, che sono ancora pennelli random. Questo ce l'ho dal Germania, è uno dei miei preferiti, adoro, è stato forse uno dei miei primi pennelli e ce l'ho nel cuore. Fantastici, un altro Essence. Questo è di Real Beauty, che si ha acqua e sapone. Mi piace tantissimo, e questo qui piccolino che adoro anche lui è del Chanel. Poi poi ci sono quelli viso che sono naturalmente non sporchi di più, e c'è anche il fondotinta che metto così, questo è quello dell'Avril, quello video, quando voglio meno coperenza, insomma per tutti i giorni uso questo, che stra amo. E praticamente lo metto così perché è molto liquido, e quindi quando poi lo vado ad aprire, se lo metto al contrario, me ne esce tipo quintalate. Vabbè, Real Technique, oddio, Sigma, Real Technique, Real Technique, questo io li amo. E questi sono di una collezione, questi sono di un set che avevo preso su Amazon. Invece questi due sono del Lidl, perché mi ci trovo bene con questi pennelli del Lidl. E poi nulla, insomma, ho queste roselline qui che vi avevo fatto già vedere, che sono quelle che si illuminano. Le ho sopra il davanzale, la candela, che è dello stesso colore della lampada, e questa è la mia postazione make up. E poi naturalmente poi i prodotti di struccaggio, tutte queste cose qua le tengo in bagno, qui ho solo qualche, appunto, le creme, contorni occhi, insomma cose che vengo direttamente dopo già pulita, e quindi mi vengo a truccare qui. E niente, questo credo sia tutto. Ma vi faccio vedere questa fantastica, bustina, che fa questo delizioso suono con tutte le stelline. Una bustina fantastica, che ho preso poi in realtà anche la spazzola di questo colore, che ci sta in ton, in pandan, con tutta la postazione. E niente, questo è. Prima o poi insomma porterò anche altra roba, però appunto dicevo, la roba, i prodotti per la pulizia del viso, li ho tutti nel bagno. E niente, io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia fatto un pochino rilassare, ma comunque io vi abbia fatto un po' di compagnia. E niente, se avete qualche altra richiesta scrivetemi.
sotto. Un bacione a tutti, un bacione a tutti.